Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio dei Castelli Romani alla scoperta di Genzano di Roma. Il comune si trova a 435 metri sul livello del mare e conta circa 24.000 abitanti. Genzano di Roma è conosciuto nel mondo per la sua secolare infiorata. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Genzano di Roma! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Carlo Zoccolotti. L'abbiamo proprio tirato fuori dal suo ufficio perché c'è molto lavoro qui a Genzano. Allora, ci presenti questo comune dell'area metropolitana di Roma. Beh, questo è un bel comune vicinissimo a Roma e soprattutto sulla sponda del lago di Nemi, che quindi guarda alla pianura pontina, guarda appunto al lago e alle colline del Parco dei Castelli Romani, quindi in una posizione, diciamo, storicamente e geologicamente molto interessante. Da sempre Genzano è la città dell'infiorata. Assolutamente, Genzano è nota in tutto il mondo per l'infiorata ed è una grande passione di tutti i genzanesi. Prepararsi anche solo all'infiorata e affrontare i temi legati all'infiorata è qualcosa che genera sempre molto entusiasmo ed è affrontato con molta passione perché è anche una tradizione che si tramanda all'interno delle famiglie. E proprio qui sotto abbiamo due fontane clementine, no? Sì, le fontane clementine di questa via sono un'altra delle immagini, diciamo, più note del nostro paese, proprio perché poi sono testimoni di questi secoli di infiorate e più recenti, in modo, diciamo, simpatico, sono state anche all'interno di un film internazionale, proprio perché le riprese sono state girate proprio tra le due fontane. Molto importante poi per Genzano è la campagna, fin dall'antichità. Assolutamente, Genzano, come i paesi vicini a noi, ha una storia anche contadina importante, che poi è la storia che ha sviluppato il paese del dopoguerra e quindi molto legata alle tradizioni soprattutto del vino, e che oggi rivede una rinascita con aziende più piccole, modello cambiato che punta più sulla qualità, e quindi è piacevole vedere anche le nuove generazioni che ritornano con un approccio differente alla produzione, in particolare vitivinicola, ma ci sono anche altre realtà del settore dell'agricoltura in modo diverso. Poi ne parleremo in seguito, però non possiamo non parlare del pane di Genzano. Sì, Genzano è noto per il pane, che è stato uno dei primi IGP d'Italia, riconosciuto dalla Comunità Europea. Anche questa è una tradizione, tra l'altro si sposa bene anche con la produzione, diciamo, enogastronomica del nostro paese e di quelli vicini a noi. E quindi assolutamente abbiamo la festa del pane che celebra questo alimento così importante della nostra tradizione, e quella avviene in occasione del Santo Patrono. Ma che cos'è Genzano per lei? Genzano per me è quello che dicevo, cioè una sorta di viaggio nel tempo. Credo sia uno di quei luoghi in cui veramente, ecco, da Palazzo Sforza Cesarini ti affacci, immagini quello che è stato. È il presente e il futuro, e quindi quello che cerchiamo di fare anche quando progettiamo o realizziamo opere pubbliche è proprio quello di unire questi momenti diversi. È anche una città vocata all'associazionismo. Sì, c'è un forte tessuto sociale e associazionistico. In questa sala dove siamo si riunisce il Consiglio del Terzo Settore, è una delle prime esperienze in Italia, le realtà del terzo settore che fanno gruppo, che cercano di trovare progetti sinergici per portare avanti le iniziative e per innovare rispetto a quello che già fanno. Quindi è assolutamente un tessuto vivace, un tessuto a cui siamo vicini e che ha una storia importante. In conclusione, nel fare un invito, qual è il consiglio che dà il sindaco di Genzano di Roma al visitatore che arriva qui per meglio leggere la città?
Sicuramente quella del passeggiare. Genzano ha delle belle passeggiate, le Olmate, delle passeggiate che porta fino a Palazzo Sforza Cesarini. Gli affacci sul lago di Nemi che però sono nascosti, vanno cercati passeggiando all'interno della zona di Genzano Vecchio. Quindi trovare anche tutti questi locali, localini molto carini che offrono appunto soluzioni per tutti, molto, molto belle e molto buone. Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo per andare ad incontrare il parroco della Chiesa Madre di Genzano di Roma. Con gioia incontriamo Don Pietro Massari, parroco della Chiesa Madre di Genzano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Genzano. Ma la comunità cristiana di Genzano nasce da qualcosa per me molto importante, i monaci. Genzano è nato appunto dalla contemplazione e questa è tradizione poi che verrà nel 1700 con i fiori, il rapporto tra l'Eucaristia e i fiori, nasce appunto da un'esperienza cistercense della devozione e del rispetto all'Eucaristia. È una comunità viva, vivace, diciamo così, che dal punto di vista umano, sociale, è qualcosa di grande. Tante associazioni, tanto movimento, tanta attenzione alle persone malate, a persone disabili, qualcosa di straordinario. La comunità cristiana attualmente, noi siamo tre comunità parrocchiali, la Santissima Trinità, la Chiesa Madre, poi c'è San Giuseppe Lavoratore e il Santissimo Salvatore, ma anche nel percorso che ha fatto la comunità civile, la comunità cristiana si è sempre messa a disposizione di questa città. Se io posso fare una sintesi, veramente qui ci si vuole bene, ecco. È una comunità, dicevo, vivace, è una comunità geniale, già dall'iniziativa, dall'ispirazione, dal sogno dell'infiorata per il rispetto, l'adorazione, la venerazione della Santissima Eucaristia, è qualcosa veramente che è nato sì dai monaci, ma che Genzano ha subito coltivato, attenta al lavoro dei campi. Genzano è la vigna, Genzano è il lavoro. Si immagini una cosa, quando è stata costruita questa chiesa, la vecchia chiesa Santa Maria della Cima era troppo piccola. Quando è stata costruita l'Appia Nuova con questa facciata straordinaria, che è quasi un sipario teatrale, dove chi passava non poteva non entrare. Ebbene, come è stata costruita questa chiesa? Lei si immagini, per anni i nostri contadini andavano la mattina nei campi, lavoravano i campi, la sera, tutte le sere, raccoglievano pietre, tutto quello che era necessario per la costruzione di questa chiesa. È una chiesa che ha avuto dei grandi geni anche di architetti, il Camporese, padre e figlio. Genzano è nata con questa chiesa. Un'altra cosa che secondo me è degna di nota è quando è passato Napoleone, questa chiesa non ancora finita era diventata una rimessa di cavalli, no? Eppure Genzano si è dato da fare, ha consacrato questa chiesa subito per impedire che questo luogo così caro ai nostri padri venisse fuori una chiesa di adorazione al Signore. Un'altra cosa è che sono 365 anni che è patrono di Genzano San Tommaso da Villanova. Nella demolizione della chiesa dei spagnoli a Roma sono state portate a Genzano alcuni arredi e quindi è una chiesa anche sposa della cultura spagnola. Non solo il quadro di San Tommaso, ma anche lì il preziosissimo quadro della Madonna di Monserrato, anche in sacrestia abbiamo dei quadri. C'è una vivacità allora sociale, umana e anche una forza straordinaria religiosa. Thank you.
l'Infiorata, il Corpus Domini, sono delle giornate che uniscono tutti i genzanesi. I genzanesi, ma anche gli italiani in qualche modo, anche i stranieri. Noi siamo famosi, no, a Genzano per questa infiorata. Sì, guardi, da un anno, due anni, adesso questo è il secondo anno della mia presenza qui, io ho spinto molto perché l'infiorata partisse dall'altare e qui inizierà tutto il tema anche di quest'anno, il sogno. Allora Genzano sta vivendo veramente questa immersione nel sogno di Dio, anche il servo di Dio nato a Genzano, un nostro prete diocesano, pensi che nel 1900 lui ha immaginato la catechesi attraverso il cinema. Vogliamo anche visivamente far vedere il sogno. Come si chiama? Monsignor Guglielmo Grassi. E poi chiaramente proprio sul sacrato della Chiesa, proprio prima di uscire nel territorio, diciamo così, cittadino, Papa Francesco. E il grande sogno anche in questo tempo di un grande vescovo, Monsignor Dante Bernini, morto quasi a 100 anni, e il grande sogno che ci ha fatto andare al di là del Mediterraneo, ci ha fatto andare in Africa. Lui diceva che la parrocchia dell'Africa era una parrocchia della nostra diocesi. Attualmente più di 80 ragazzi, giovani costruttori per l'umanità, diocesani, sono attivi, attivissimi per portare avanti questa missione in Africa. In conclusione, qual è il suo messaggio alla cittadinanza? Guardi, Genzano insegna una cosa. Credo la Pira ha detto che se il Vangelo non diventa politica, cessa di essere Vangelo. Bene, Genzano può insegnare questo. Il Vangelo deve essere seme, lievito per una società migliore, soprattutto per la pace. Sempre l'infiorata ha avuto il monogramma Pax. Sempre, sempre, sempre. E anche quest'anno. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Genzano di Roma. Con Marco Bocchini, che è il presidente del Consorzio Tutela del Pane Casareccio di Genzano, IGP, presentiamo questa eccellenza. Tra l'altro, lei è già alla quarta generazione di panificatori. Esatto, sì. È da un po' di anni che comunque sono in mezzo a questo mestiere. Ci sono nato e con grande piacere ho proseguito quella che era l'arte dei miei antecedenti. Un'arte che sta insegnando, perché lei è appena arrivato da una scuola e ha insegnato la panificazione. Esatto, esatto. Quella che è una mia passione, poi. Non sono assolutamente stato costretto a fare questo mestiere, ma ho avuto un insegnante che è stato il mio papà, che mi ha fatto capire quali erano le parti belle del lavoro, non solo la fatica che indubbiamente in questo mestiere ne fa parte, ma quello che era la vera arte bianca. Ma perché il pane di Genzano di Roma è così buono? Questa è una cosa molto personale, no? Però è un prodotto semplice. Io dico sempre che è un prodotto che è presente ma non invadente, è un prodotto che sta bene con tutto. Il pane è un'eccellenza di tutto ciò che sono i prodotti poveri, per cui deve essere presente ma non invadente, deve mettere a disposizione il proprio gusto per esaltare tutto ciò che di più valore ha nel suo contesto, nell'insieme di un bel panino magari con un buon prosciutto, una ottima porchetta o qualsiasi altra cosa ci si voglia mettere, ma deve essere a disposizione del prodotto. Voi lo proponete sia come la classica pagnotta e anche con il filone? Sì, le due forme che sono poi nel disciplinare sono il filone, che è la forma allungata, e la pagnotta, la forma che va da 500 grammi a un massimo di 2,5 kg, per cui 2500 grammi. In questo contesto c'è l'IGP e poi abbiamo questa nostra caratteristica che è poi visivo-organolettica, il che è data dal cruschello, che è l'unicità di questo nostro prodotto. Cioè questa fibra che noi abbiamo utilizzato perché non avevamo modo di riutilizzare quello che era lo scarto della macinazione del grano, l'abbiamo utilizzato per spolvero o per rivestimento. Ed è che era la prima, per esempio, forse immagine o idea di economia circolare, è stata la nostra caratteristica vincente.
e il pane di Genzano arriva in tutto il Lazio e anche oltre. Anche oltre e gran lunga, proprio perché comunque questo pane si mantiene molto bene, dato che abbiamo acqua, farina, sale e lievito, ma lavorati con maestria, con un bel lievito di sostegno che gli mantenga le sue caratteristiche, per cui di gusto, di bontà, di sofficità, di croccantezza, friabilità. E noi abbiamo fatto anche spedizioni in un po' tutta Europa. Una domanda che sto facendo un po' a tutti, ma che cos'è Genzano per lei? Genzano per me è quello che di più mi dà la voglia di far conoscere il prodotto e la mia arte. È un paese che è accogliente, è bello, è solidale, è sociale, è luminoso. È qualcosa che veramente vale la pena visitare. Chiudiamo con un invito ai nostri telespettatori a venire a visitare Genzano. Noi siamo qui sempre a vostra disposizione, con il sorriso sulle labbra e tanta accoglienza e la voglia veramente di offrirvi il meglio per farvi passare una bellissima giornata. Vogliamo fare un invito anche nel dialetto locale? Lo conosce il dialetto locale lei? Beh, diciamo di sì. Per cui vi invitiamo a venire qua perché c'è sicuramente tanta roba da mangiare. Grazie, e adesso andiamo a saperne di più sulla storia e l'infiorata di Genzano di Roma. E chiudiamo la nostra passeggiata a Genzano di Roma con Marta Elisa Bevilacqua, che è la consigliera delegata alla tradizionale infiorata. Lei è anche professoressa, quindi vorrei anche un po' approfondire sulle notizie storiche di Genzano. Ecco, da dove arriva questo nome? Ah, volentieri, ne parlo proprio volentieri. Ci sono varie versioni. La più accreditata è che originariamente appunto questo territorio legato al tempio di Diana avesse una divinità che si chiamasse Cinzia, che è il nome latino preromano dunque di questa divinità, che è una divinità femminile legata alla caccia e legata alla verginità, e si ritiene appunto che il nome Genzano derivi da Cinzianum e quindi è in onore della nostra dea Diana o Cinzia, a cui è dedicato anche il tempio. Per questi territori è stata molto importante la famiglia dei Colonna. Sì, la famiglia dei Colonna, così come la famiglia degli Sforza Cesarini, hanno permesso una ripresa a partire dall'inizio dell'età moderna. Genzano è uno dei castelli romani e di conseguenza nel periodo in cui era necessario avere una famiglia attorno alla quale la comunità potesse riconoscersi, ecco che queste famiglie nobiliari che provenivano da Roma e che poi erano protagoniste anche, diciamo così, della storia locale e se vogliamo nazionale, hanno costruito le loro residenze e un po' combattendo tra di loro e un po' alleandosi anche per via dinastico-matrimoniale hanno creato i nostri castelli per come li vediamo oggi. Gli Sforza Cesarini che poi hanno lasciato questo bel palazzo. Questo meraviglioso palazzo che ancora oggi è ammirabile, è qui vicino al palazzo comunale. È un palazzo che noi stiamo lavorando molto per tenere aperto, sia con delle mostre permanenti, ma soprattutto con delle iniziative di stagione in stagione, che sono sia mostre appunto di artisti, sia locali, sia nazionali e internazionali, sia con altre performance. Qui abbiamo anche un tratto dell'antica Appia, no? Sì, abbiamo appunto l'Appia antica e tra l'altro, come c'è un progetto per il riconoscimento dell'Appia antica come patrimonio dell'umanità, allo stesso modo stiamo lavorando anche di concerto con il sindaco, ma anche con le associazioni che si occupano di infiorata, per far riconoscere allo stesso modo anche l'infiorata come patrimonio immateriale dell'UNESCO. L'infiorata che unisce tutti i genzanesi? Sì, l'infiorata è tante cose
Però ecco, soprattutto è questo, è un gruppo di persone che a vario titolo nel corso dell'intero anno danno vita a questo singolare collettivo che è l'infiorato. Noi abbiamo un tappeto meraviglioso, arriviamo quasi a 2000 metri quadrati di infiorata, quindi 250 metri fatti di questi 15 tappeti più le scalette, che sono sì 15 quadri diversi, ma sono tutto insieme, perché l'infiorata è questo, è questa capacità di tenere insieme una collettività. Collettività che è capace di portare il proprio sentire religioso, il proprio sentire di appartenenza laica. L'infiorata è tutto quanto insieme. Ci sono i maestri infioratori. Sì, abbiamo maestri e maestre eccezionali, alcuni che di generazione in generazione si dedicano all'infiorata, altri più giovani che si sono uniti nel percorso da meno anni, ma comunque decenni, e se non fosse per loro l'infiorata non l'avremmo. E lei va molto fiera dell'infiorata dei giovani? Sì, sì. Io vado molto fiera ovviamente della nostra tradizionale infiorata, siamo alla 246esima edizione attestata. E poi c'è quest'altra iniziativa che quest'anno è giunta alla 20esima edizione e quindi anche questa ormai comincia a diventare una tradizione ancorata, e è l'infiorata dei ragazzi, che vede la partecipazione di tutte le scuole della nostra città. Anche questa possibile grazie alla dedizione delle maestre e dei maestri infioratori, in particolar modo dell'Accademia dei maestri infioratori, che tengono questi corsi all'interno delle scuole. Partiamo dai bambini di 5 anni fino ad arrivare ai ragazzi delle superiori fino ai 19 anni. E quest'anno il tema è il sogno. Sì, è il sogno da due punti di vista diversi. Abbiamo, come dicevamo, l'infiorata è un singolare collettivo in cui collaborano il mondo laico e il mondo religioso, perché l'infiorata è del Corpus Domini. E dunque anche nel tema abbiamo voluto tenere insieme due grandi messaggi. Il messaggio di Papa Francesco, e quindi l'importanza dell'enciclica Fratelli Tutti, ma allo stesso tempo anche il messaggio di Danilo Dolci, quindi sogniamo come un'unica umanità, ciascuno cresce solo se sognato. L'idea è appunto che una collettività, per progettare il futuro, lo deve prima sognare, e anche la crescita dell'individuo non è mai una crescita che può avvenire da soli o staccati da un contesto, ma è una crescita che, perché possa darsi, deve prevedere il fatto che degli adulti, delle comunità educanti, l'amministrazione, la chiesa, la scuola, cioè le varie comunità educanti, progettino e sognino un domani all'interno del quale anche le giovani generazioni possano avere il loro giusto posto e il loro giusto ruolo. Ed è la gioia per i tanti fotografi che arrivano. Ah sì, anche sia dall'estero sia da qui. Abbiamo dato anche la cittadinanza onoraria. Avevamo un fotografo che tutti gli anni veniva dal Giappone pur di vedere l'infiorata. Alla fine l'abbiamo riconosciuto cittadino onorario. Ma che cos'è Genzano per lei? È una domanda che ho fatto un po' a tutti oggi. Genzano è casa, però fondamentalmente Genzano, i latini hanno due parole per dire città, no? Urbs e civitas. Ecco, per me Genzano è innanzitutto civitas, è una collettività. È una collettività che nel corso del tempo ha attraversato le varie fasi della storia e ha declinato una risposta sociale nel tempo. Dunque è una collettività veramente stratificata e strutturata, in cui c'è un forte senso di appartenenza, una forte capacità di ricordarsi ciascuno le proprie radici, ma c'è anche una grande capacità, forse più di altre realtà, di fare comunità. Diciamo che in questo quello che ci ha aiutato tanto è la storia dell'ultimo secolo. Qui si è partecipato insieme con altre realtà ovviamente a lotte contadine, le lotte per il pane, ma accanto a questo la nostra comunità è forte sia per questa partecipazione sia soprattutto grazie all'infiorata, che riesce ancora a tenerci tutti insieme nonostante poi le differenze delle nostre biografie personali, le differenze sociali e familiari che ognuno di noi ha. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
Beh, l'invito è ovviamente venire ogni anno a vedere l'infiorata, perché poi l'infiorata, non l'abbiamo detto, è un'arte effimera. Però il fatto che sia effimera significa, appunto viene dal greco, significa che dura un giorno, quindi dura poco. È vero in parte, nel senso che ogni edizione dura fondamentalmente dalla domenica al lunedì, ma si rinnova ogni anno. E quindi ogni anno vale la pena venire, sia nel momento dell'infiorata tradizionale del Corpus Domini, sia per le altre iniziative che intorno all'infiorata si sono strutturate nel corso dei decenni, dall'infiorata dei ragazzi, appunto, che però è all'inizio di giugno, all'infiorata di pane che noi realizziamo in occasione della festa del nostro patrono, quindi il 18 settembre. Grazie, e quindi Genzano di Roma, città dell'infiorata, vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Genzano di Roma. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.